Benvenuti nell'ultimo episodio della seconda stagione della carriera pilota su F1 24 con GM7, che attualmente si trova al terzo posto della classifica con 370 punti. Abbiamo l'ultima gara, ovviamente, ad Abu Dhabi per prenderci il secondo posto della classifica e forse anche il primo posto della classifica costruttori, che infatti, come potete vedere, abbiamo solo, tra virgolette, 20 punti in meno della Red Bull. Ci giochiamo quindi tutto in questa gara, ma mi raccomando, guardate il video fino alla fine, perché al termine della gara cambieremo scuderia. Mi piacerebbe andare in Red Bull ed essere il compagno di squadra di Max, ma ovviamente non sappiamo se la Red Bull è disposta a sacrificare Lando Norris. Lo scopriremo al termine di questo video. Prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie e vi ricordo che alle ore 19 i video, almeno per il momento, non usciranno più, quindi questa carriera uscirà alle ore 14:30, un giorno sì e un giorno no. Ora concentriamoci sulla gara, guardate le qualifiche, purtroppo sono sotto la pioggia, diluvio universale. Ho fatto le prove libere e siamo andati veramente bene, il problema è che ho corso con il sole sull'asciutto. Adesso dobbiamo essere subito bravi a cambiare il nostro stile di guida e adeguarci alla pioggia. Sarà veramente difficile, però signori, il destino ha scelto questo per noi. Andiamo dentro. Completato in questo istante il primo giro con il miglior tempo, 1:36,3. Mamma mia, ragazzi, che giro, porca miseria. Nonostante la pioggia siamo riusciti a fare un ottimo tempo. Ci supera Stroll però di 10 millesimi. Comunque questo tempo dovrebbe essere sufficiente per superare il taglio. Veniamo superati anche poi da Leclerc, da Perez. Abbiamo fatto però, secondo me, a parer mio, un grande giro e sono contento. Siamo scivolati all'ottavo posto, ma va bene così, l'importante è aver superato il taglio. Ho fatto un altro bel giro, ragazzi. Siamo questa volta secondi a 41 millesimi da Alonso e direi che con questo tempo siamo sicuri di passare il taglio e approdare in Q3. Devo dire che mi sto quasi, non lo so, cioè mi sono sottovalutato, perché in queste condizioni non è da full wet, quindi non sono condizioni da bagnato estremo, però devo dire che comunque stiamo dicendo la nostra, come se fossimo sull'asciutto. Terzo posto con Leclerc che supera il taglio a pelo. Penso di aver fatto il mio miglior giro. Attenzione qui, piccola scodata. 1:34,1. 1:34,1. 1:34,1. Quanto ho dato a Max? 3 decimi. Ragazzi, come Senna, come Senna sul bagnato. Mamma mia, mamma mia, battetemi, porca miseria. Ho fatto un giro veramente clamoroso, ragazzi. Non capisco tutti questi distacchi. È vero che noi siamo andati molto bene, ma comunque 8 decimi a Leclerc, mezzo secondo ad Alonso, cioè veramente tanto, eh. Io non mi accontento, voglio migliorare ulteriormente e metto gomma nuova. Troppo devo alzare il piede, ragazzi, per
ho fatto un piccolo errore nel secondo settore, quindi ho perso tutto. Ho fatto un fucks nel primo, ma va bene così, ragazzi. Va bene così, vi ho messo tutto il giro che ho fatto prima. Stavo spingendo come un cannibale. 3 decimi, ragazzi. 3 decimi a Max Verstappen e Alonso partirà quarto. Leclerc vicino Norris, noi vicino Verstappen. Vi ricordo i 2 duelli, classifica costruttori, secondo posto della classifica piloti. Strategia! Allora, signori, classico undercut 7-13. Secondo me sarà una gara molto difficile. Sarà una gara dura. È vero che abbiamo dominato nelle qualifiche, ma con la pioggia tutto è diverso. La pioggia rimescola un po' le carte. Qui invece ovviamente non piove, sarà una gara di fuoco. Con Max dietro, bisogna fare subito bene la partenza. Vediamo le gomme, tutte con la media. Ok, giusto così. Deve arrivare tipo ad 11.000 lì per fare una grande partenza. Questo è quello che mi avete suggerito. Via, 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 via. È buonissima. È buonissima la partenza di GM7, ragazzi. Bisogna praticamente andare intorno agli 11.000 RPM. Lì non so cosa sono, ragazzi, non ne ho idea. Scusate l'ignoranza. Però bisogna stare intorno agli 11.000 per fare una grande partenza. E noi ci siamo riusciti. Attivo subito l'ERS, non so chi ci sta dietro. C'è Verstappen con Sainz. Ok, va benissimo, va benissimo. Sarà fondamentale qui riuscire a togliere subito DRS, anche se è molto difficile. Spin, non inizierà a parlare, porca miseria. Non inizierà a parlare nell'orecchio. Attivo subito tutto quanto l'ERS. Vediamo se riesco. Mamma mia, quanto va, ragazzi? Quanto va Max? Senza DRS, quanto cavolo va Max, porca miseria? O sono io che sono bianco e che sono lento, ma mi sembra veramente strana. Attenzione che a questa curva, la curva più difficile della pista. Piano, e qui perdo sempre qualcosa. Mamma mia, salta sul cordolo. In penna la numero 7, rossa, di GM7. Attenzione qui, perché Verstappen mi attacca. Non ho fatto un bel secondo settore, quella curva mi ha fatto perdere tanto. Per fortuna che qui non c'è DRS. Piano. Per fortuna che non c'è ancora DRS, quindi non sono riusciti a superarmi. Alonso è quinto, ragazzi, Alonso è quinto. Ci servono 7 punti su Alonso. Volevo fare i calcoli, ma non li ho fatti. Io voglio solo vincere adesso. Guardate lì come combattono Sainz. Vai, Sainz. Combatti, Sainz. Per favore, aiuta, dammi una mano. 6 secondi. Io non penso di avere questo ritmo, ragazzi, Col DRS mi avrebbero bruciato 100%. Oh, ok, devo anche riprendere. Giro veloce per GM7. Devo anche, come si dice, settare il cervello adesso sull'asciutto, perché ho fatto tipo 6 giri, praticamente 5-6 giri, non mi ricordo, con il bagnato. Quindi il mio cervello, i punti di frenata, era tutto settato, l'acceleratore era tutto settato sul bagnato. Ora bisogna resettare il cervello. C'è Sainz dietro, ragazzi, c'è Sainz dietro. E questa cosa è positiva. Questa cosa è positiva, perché io ho più paura di Verstappen che di Sainz. Attivo subito l'air, 7 decimi, ragazzi. Prova a volare GM7, prova a volare, anche se non è facile. Si avvicinerà tantissimo Carlos Sainz, tantissimo Carlos Sainz, ma era lontano. Il problema, piano qui, il problema, ok, sinistra, destra, questa volta nettamente meglio. Il problema è che anche questa è zona DRS, Questo è il problema, ragazzi, che anche questa è zona DRS. Io provo a difendermi, ma non ce la faccio, ragazzi. Potevo anche mettermi davanti e sbarrargli la strada. Ma non voglio fare queste cose così al limite. Già noi siamo dei piloti, non dico correttissimi al 100%. Facciamo degli errori senza volere. Poi non voglio sbarrare la strada. Largo qui, attenzione, perché potrebbe infilarsi Verstappen, che non si infila. Destro o sinistro. GM7 deve restare nella scia di Carlos Sainz. Deve restare entro il secondo. E dovremmo farcela. Oh, mamma mia, occhio al muro. Vola Carlos Sainz, ragazzi. A velocità, ha superato Verstappen e ora vuole andare. Ma c'è GM7, giro veloce per Carlos Sainz, 1.25.3. Bravo. Con il DRS ovviamente ci sta. Adesso ce l'avrò io il DRS. 6 decimi, devo stare però un po' più attaccato, ragazzi. Magari provo a utilizzare anche un po' di ERS qui, anche se non dovrei utilizzarlo, ma non mi interessa. Tanto comunque con il DRS riesco a superarlo. Fuchs nel primo settore per GM7, molto bene. Occhio, molto stretto qua, molto stretto il numero 7 della Ferrari. Attivo anche subito un po' di ERS. GM7, occhio perché mi attacca Verstappen. Io non riesco a... Quanto va la McLaren? Scusatemi, quanto cavolo va la McLaren? Attenzione perché io non riesco, cioè ho subito praticamente il sorpasso. Attenzione perché devo mettermi in mezzo. Ok, mantengo la posizione, mando Verstappen a quel paese, destro sinistro. Ok, e vado, perde qualcosina qui, signori, in uscita. GM7 non preciso il numero 7 della Ferrari. 9 decimi, mamma mia, ragazzi, sono un po' in difficoltà. Come cavolo ho fatto a non prendere Sainz? Cioè, è vero che ero scarico di ERS, però porca miseria, tutto il rettilineo col DRS. Cioè, Dio mio, com'è possibile?
Com'è possibile, ragazzi? Cioè, emozioniamo, volta io. Quanto cavolo va? La McLaren è largo qui. Non devo fare questi errori, non devo fare questi errori. Track limits forse di GM7 non rilevato. Non rilevato dalla FIA. Bene, 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 bene. Devo restare. Mi serve di RS, ragazzi. Mi serve di RS a questo punto per difendermi più che per attaccare. Piano, 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 piano. Ok, faccio bene il primo settore io, eh. Faccio molto bene il primo settore. Giro veloce no, ovviamente. Ho fatto un giallo nel secondo. Cioè, com'è possibile che ho fatto un giallo nel secondo? Boh. Boh, eppure ho avuto DRS, cioè vuol dire che sono andato meglio prima senza DRS. Com'è possibile? Vabbè, comunque... Ah, oddio, ha laggato, no? 8 decimi, va bene, l'importante è che ce l'ho. L'importante è che ce l'ho, questa volta mi sono tenuto un po' di ERS. Anche se al 30%, niente di che. Romano, sparo tutto qui. E chi si è visto, con Max dietro, poi dietro sono tutti quanti. E c'è Leclerc, ottima gara di Leclerc, eh. Ottima gara di attenzione, anche forse il colpo, ragazzi, forse il colpo su Sainz, che difende interno, attenzione, ruota a ruota, occhio, destra-sinistra, contatto, salta ancora in penna la macchina, DRS, era difficilissimo passare lì, ragazzi, non è facile riuscire a fare la manovra corretta, soprattutto in queste zone lì dove è già difficile fare la curva senza superare, piano qui, ruota a ruota con Max che passa. Sì, passa. Concentrazione. Focus, George. Stai zitto, Toto. Stai zitto, piano, anche se non è Toto, però fa niente. Piano. Devo stare, ragazzi, devo restare attaccato a Verstappen per difendermi da Leclerc. Ah, mamma mia, non mi aspettavo una gara così. Cioè, in realtà me l'aspettavo, perché era troppo, cioè, quelle qualifiche sono state troppo strane. Sono state troppo strane quelle qualifiche. Sì, ci serve il pit, ragazzi. E qui ci serve il pit. Questa gara si vince col pit. Questa gara si vince col pit perché grazie al DR loro hanno più ritmo di me. Questo è palese. Ho sbagliato qui ad attivare l'ERS. Piano, qui sto perdendo qualcosa. Ragazzi, attivo un po' di ERS qui in uscita. Sto perdendo qualcosa. Ci serve che forse non ho ERS. Forse non ho. No, incredibile. Non ho DRS. Senza ERS e senza DRS per il rettilineo. Clamor. Oh, DRS. Non so come sia possibile. Ma forse ho visto male, stavo vedendo Sainz, forse, ok. Forse ho visto male, raga, stavo vedendo Sainz, scusatemi. Troppe cose da vedere. Verstappen attacca Carlos. Verstappen attacca Carlos. Ok, ma la classifica costruttori... Ah! La classifica costruttori è praticamente impossibile da vincere. Impossibile. Io guardo più Alonso, sinceramente, che la classifica costruttori. Dovrebbe andare a muro Verstappen o Norris. Cioè, uno dei due dovrebbe fare 0 punti. Cioè, per recuperare 20 punti, cavolo, uno dei due deve andare per forza a muro. Altrimenti è impossibile. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Allora, sto quasi pensando di anticipare l'undercut, Non mi c'è, di anticiparlo anche di tanto. Perché qui adesso inizio a perdere qualcosa. Vediamo se riesco a fare un altro giro. Appena perdo DRS, di sicuro entro, Sarà questione... No, mamma mia, meno male. Niente danni, meno male. Mamma mia. Meno male. Porca miseria, perché l'ho fatta così? Non è facile, ragazzi, fare tutti questi giri a 1000. Lo dico sempre io, non possiamo fare tanti giri. Cioè, non possiamo correre un gran premio facendo tutti i giri da qualifica, perché l'errore lo facciamo. Ed è quello che sto facendo adesso, ragazzi. Spingere come se non ci fosse un domani. Attivo un po' di ERS, 8 decimi. Allunga Verstappen e ha molto più ritmo, Max. Ha molto più ritmo, Max, e si vede. Forse ha tolto anche DRS. No, Sainz spalanca, dovrebbe spalancare l'ala. Ma io, anche se Sainz, cioè, anche senza DRS, anche se Sainz non ha DRS, io comunque non riesco a superarlo. Cioè, avete visto prima, no? Cioè, quindi, boh, mi avvicino, ma adesso, vabbè, adesso aveva DRS, quindi ci sta e si è avvicinato a Max. Va bene, ci avviciniamo entrambi a Max, bene. Non so Norris che fine abbia fatto, Leclerc perde una posizione, però dietro combattono, bravo, Leclerc, combatti con Alonso, bravo, combatti con Alonso, così gli fai perdere tempo, infatti ho tolto DRS a Leclerc. Ok, allora, mi sa che devo rientrare, era tipo 7-8, era 8-12 o era 7-13, mi sa che era 7-13. Dovremmo rientrare al prossimo giro, ma quasi quasi, ragazzi, io faccio una fermata adesso ai box, eh. Quasi, ragazzi, io anticipo. Dai, facciamo sta chiamata, ragazzi. Oh, box. Facciamo sta chiamata, ragazzi, me la gioco con l'undercut. Piano, che vado sempre largo. Me la gioco con l'undercut, ragazzi, perché non ho ritmo. Box per GM7. Primo stint difficile, eh. Piano. Primo stint complicato. Molto complicato.
Però ci sta, va bene. Il giro era 7.18. Sì, no, era... Sì, 6.7.18. Ah, si è aperta adesso la finestra, quindi ho anticipato di 1. Ok. Vabbè, non sbagliate il pit, per favore. 2.5. Bravissimi, bravi. Bravi, bravi, bravi. Allora, modalità cannibale, ragazzi. Mi concentro, modalità cannibale. Sarà fondamentale qui spingere come se non ci fosse un domani. L'obiettivo è andare davanti a Verstappen. Secondo me ce la possiamo fare, perché abbiamo anticipato di 1 il pit. Quindi abbiamo un giro in più di undercut. E Verstappen era lì, era un secondo praticamente. Quindi basta fare un undercut di 2 secondi e andiamo e togliamo anche il DRS a Max. Questo è il piano, ragazzi. Questo è il piano, modalità cannibale. Fuchsia nel terzo settore, ragazzi. Questa cosa ve la devo dire. Fuchsia nel terzo settore. E volevo anche dirvi che il... come si dice? Il... non lo so, cioè la sensazione con le gomme bianche è molto 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 positiva, Stiamo veramente andando bene, me ne sono accorto subito fin dalle prime curve. Attenzione, Perez è fuori dalla sessione. No, attenzione, niente safety, per favore, niente safety. Attenzione, si sta fermando Leclerc, mi sembra, ho sentito che me l'ha detto nel team radio. Bandiera verde, meno male ragazzi, meno male, nessuno si è fermato, no, qualcuno si ferma. Si ferma Hamilton, si ferma Bottas, si fermano tutti. Ho qualcuno davanti, ragazzi, ho Verstappen dietro, ragazzi, Verstappen ancora in box, attenzione, Verstappen sta uscendo adesso, Verstappen ruota con Max, incredibile, ruota, contatto, ho DRS io, incredibile, incrocio di GM7, pazzesco, attenzione qui, ho DRS, pazzesco ragazzi, pazzesco, ma ero convinto di essere andato benissimo. Come ha fatto Max ad uscire davanti? Incredibile, prende tutta quanta la scia GM7 e va come una largo, Verstappen si infila, è alla mia sinistra, Cordolo, gli lascio spazio, ho DRS io, attenzione, e quindi mi riprendo la posizione, scarico anche un po' di ersa, vabbè, lo tolgo subito, tanto comunque il sorpasso dovrebbe essere alla portata, infatti è così. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che duello, sergente, non rientrare così, mi dai DRS, per favore, dai, renditi utile, piano. Renditi utile, sergente, renditi utile. No, mi sa che si ferma, ragazzi. Sta facendo 10 giri, sta al decimo giro con le medie. Si ferma adesso, purtroppo, si ferma adesso. Dai, ti prego, non ti fermare. Fai una strategia alternativa, ti supplico. Si è fermato, mannaggia, inutile, sergente, inutile. Mannaggia, la vacca indiana, mannaggia. Attivo un po' di ersa, ragazzi, con un Fuchsia. Oh, sempre Fuchsia nel terzo settore, In tutti i giri di undercut ho fatto Fuchsia nel terzo settore, incredibile. Non so perché lo sto facendo così bene, non lo so. Cioè mi sta venendo bene, ma cioè, sapete che siamo dei piloti imprevedibili. Attivo comunque un po' di ersa con Alonso che è quarto, ragazzi. Allora io non ho fatti i calcoli, ma se Alonso finisce quarto dovrebbe bastare forse anche un secondo posto. Non lo so, il giro veloce chi ce l'ha? Nessuno. Chi ce l'ha il giro veloce? Boh, nessuno ce l'ha il giro veloce. Attivo un po' di ersa, ragazzi, con tutto quello che ho, ma Verstappen arriva, E poi guardate quanto Verstappen ha dato agli altri. Cioè l'undercut non ha funzionato perché Verstappen ha spinto come un animale. Ma come ha fatto a spingere così tanto? Cioè incredibile, guardate là. Pazzesco, e poi dove è finito Sainz? Non si sa, mi passa ragazzi. Non so come fare, cioè nel senso non so come fare. Ha più ritmo di me. Poi qua è anche DRS ovviamente. Io devo restare agganciato a Verstappen e magari provare a superarlo nell'ultimo giro. Il problema è che non riesco, ragazzi, a mantenere questo ritmo. Cioè dobbiamo fare questo scambio di posizioni continuo. Però purtroppo ve l'ho detto, ragazzi, Verstappen mamma mia. Verstappen veramente, non lo so, cioè un animale, ragazzi, un cannibale. Più del solito oggi, più del solito, perché gli altri non stanno mantenendo questo ritmo. Attivo un po' di erso qui. Leclerc, però Alonso al DRS di Leclerc. E non si vede neanche Norris, Non si vede neanche Norris. Occhio anche alla classifica costruttori, Non si vede neanche Norris. Vado Verstappen, ti prego, vai a muro, Max. Ti prego, io ti voglio bene. Però dai, Fuchs è il primo settore per GM7. Occhio al giro veloce, ragazzi, perché ho anche DRS. Spalanca la GM7, signori. Attiva anche un po' di air. Sempre scarico l'air. Forza, Leclerc, combatti. Però, mi dà. Difende l'interno. Sempre largo, porca miseria, perdo tantissimo qui. Destra-sinistra, ok. E easy così, se ne va come un'anguilla GM7 questa volta, però il DRS è di Verstappen. È di Verstappen il DRS, occhio a Fuchsia però nel secondo settore.
Ho sbagliato quella pure. Passa ancora Max. Passa ancora Max. È verde, 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 verde. Occhio al giro veloce, ragazzi. Non devo sbagliare, non devo sbagliare. Alonso passa Leclerc. Alonso passa. Stanno lottando. Forza Leclerc, forza, forza, forza. Forza Leclerc. Mamma mia. Anche il punto del giro veloce potrebbe essere fondamentale. Non devo sbagliare qui, non devo sbagliare qui. Sono molto attaccato. Ho fatto un bel terzo settore. Madonna. Madonna. Cos'è successo? Cos'è successo, ragazzi? Cos'è successo? Verde, verde, non ho fatto il giro veloce per quell'errore. Però è questione di decimi il giro veloce, ragazzi. È questione di decimi. È questione di decimi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, vedete? Ma io la metto a muro, raga. Io la metto a muro sicuro. Io la metto a muro sicuro. A track limits. What? Fuxi ancora nel primo settore, ragazzi, per GM7. Attenzione. Ma non è vero, ma non ho fatto track limits, dai. Come siete fiscali? Come siete fiscali? Ma chi ce l'ha sto giro veloce, voglio sapere io. Attivo ancora l'ERS, raga, attivo ancora l'ERS. Però fare il sorpasso mi rallenta. Fare il ok, questa volta sono molto più vicino. Questa volta sono molto più vicino. Non devo andare largo, non devo andare largo, non devo andare largo. Verstappen però non mi dà spazio. E io devo per forza tagliargli la strada. Destro sinistro e se ne va così. E se ne va così, che poi sarebbe sinistro destro. Però vabbè, dettaglia Alonso e Leclerc. Guardate quando stanno combattendo Alonso e Leclerc, ragazzi. Guardate quando stanno combattendo Alonso e Leclerc. Passa, passa Max, mi prende un po' di scia. Che si può definire tale. Giallo nel secondo settore questa volta per GM7. Però ho fatto un subo, ho fatto un fucse nel primo, ragazzi, poi le gomme andranno a usurarsi. Quindi il giro veloce lo faccio adesso, non lo faccio più. Bella questa frenata, bella. Sembravo in ritardo, invece no. Guardate quanto stanno combattendo Alonso e Verstappen, Alonso e Leclerc. Tipo un po' di erso qui. Giro veloce, giro veloce, giro veloce. Dammi il giro veloce, dammi il giro veloce. Dammi il giro veloce, per favore, dammi il giro veloce. Dammi il giro veloce. No, porca miseria, ma cos'è sto contesto? Giro veloce, ragazzi, dai, è possibile. Visto che mi sono migliorato ancora, ma com'è possibile? Occhio a track limits, perché mi sa che ne ho fatto. Forse sono a due track limits, non mi ricordo. Occhio perché forse non ho DRS, ragazzi. Forse non ho DRS, forse non ho DRS. Occhio perché vado largo lì, Vado largo lì, giallo questa volta nel primo settore. Ma le gomme, raga, adesso andranno a perdere. Non ce la farò mai. Lo sapete chi ce l'ha sto giro veloce? Ce l'avrà tipo Sainz, che forse è crollato dietro. Non lo so, non lo so. Comunque sta allungando Max, ragazzi. Adesso inizierò a perdere. Adesso inizierò a perdere, ragazzi. Adesso inizierò a perdere. L'unica. Madonna, largo! Scusa, Max. Scusa, 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 scusa. Porca miseria, scusa, Max. Scusa, 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 scusa. Meno male che la macchina non si è danneggiata. Già, se non hai danni attivi, ce l'ho standard, ragazzi. Ma non quelli realistici. Altrimenti non riusciamo mai ad arrivare alla. Sai, cioè, al traguardo con la macchina intatta. Però ho perso DRS, ragazzi. L'ho pagata. L'ho pagato quell'errore. L'ho pagato perdendo DRS. No, ma si sapeva, ragazzi, cioè non avevo quel ritmo, non potevo avere quel ritmo. Non potevo avere quel ritmo, non potevo avere quel ritmo. Ma GM7 non si arrende ancora, forse, dietro combattono tantissimo. GM7 non si arrende ancora, ragazzi. Non si arrende GM7, devo vincere. Devo vincere se voglio il secondo posto, devo vincere. Piano, 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 ok, Ers a manetta. Uno che ho fatto un brutto giro e ho perso 5 decimi. Rispetto al giro di prima, ma ci sta, ragazzi, ci sta. Ho fatto un brutto errore. Attenzione. Non dimenticarti. Stai zitto, non ce la faccio, ragazzi. Inizia a perdere, ma ci sta. È normale, raga, è normale. Cioè, non ci posso fare niente. È normale, ragazzi, è normale. Non ci posso fare niente. Cioè, non ho DRS. Non ce l'avrò, ma è niente. È andato, ragazzi. L'ho perso per sempre. L'ho perso per sempre. Sono anche scarico di ERS. L'ho perso per sempre. Non ce la faccio. Allora, se la memoria non mi inganna, 25 punti il primo, 18 il secondo, giusto? Oh mio Dio, io qui con questi numeri non sono capace. Occhio perché forse ho DRS nella seconda zona, Ho DRS nella seconda zona forse, ragazzi. Attenzione, no, non ce l'ho. Se Alonso è terzo, io non ce la faccio. Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Cioè, devo vincere. Devo vincere, ma non riesco a vincere perché non ho il ritmo di Max. Cioè, non... C'è poco da fare, ragazzi. Non ho neanche nulla da recriminare. Cioè, non lo so. Cioè, non posso neanche dire. Non siamo stati all'altezza. Perché penso di aver dato tutto, ragazzi. Penso veramente di aver dato ogni cosa. Cioè, stiamo tenendo più o meno adesso anche questo ritmo forse nato di Max. Ritmo forse nato, ragazzi. Forse nato. Veramente. Cioè, basti pensare che l'undercut non ha funzionato. Occhio. Ha funzionato sugli altri, ma non su Max. 8 decimi, raga, non dico niente, sto zitto.
8 decimi, ragazzi. Non dico niente. 8 decimi. Stai zitto. Però Leclerc, devi fare il sorpasso su Alonso. Dai, fallo, per favore. Fallo, per favore. 9 decimi, 9 decimi. Mettiamo un po' di erzo qui. 9 decimi. Occhio a track limits. DRS per 50 millesimi, probabilmente. DRS per 50 millesimi. Molto stretto qua. Molto stretto, GM7. Non so per quale motivo l'ho fatta così questa curva. Non lo so e non lo voglio sapere. Non lo so e non lo voglio sapere. Mi devo mettere davanti, ragazzi. Ma è troppo lontano. È troppo lontano. Verde nel primo settore. È troppo lontano, ragazzi. Arrivo scarico di Ersi. Il problema è che... Ma perché vado largo qua? Perché freno tardi qui? Ma che problemi ho? Perché? È la terza volta. È la terza volta che vado largo lì. È come se... Non so, ci arrivo col DRS e vado troppo veloce e devo frenare prima. Perché ho più velocità. E non è possibile, però anche prima. Cioè, che cavolo. Cambia il punto di frenata quando ho il DRS e vado più veloce. Non è possibile, porca miseria. È la terza volta consecutiva che vado largo. Non è ammissibile una cosa del genere da un campione come GM7. Porca di quella vacca. Piano qui, stretto, 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 stretto. 8 decimi ancora. Dai Max, dai Max. Dai Max, dai Max, rallenta. Provo a tenere l'ERS, ragazzi. Però il problema è che se tengo l'ERS poi perdo gli RS. Questo è il problema. E questo è il problema. 9 decimi, 9 decimi. Prova a non usare l'ERS, raga. Prova a non utilizzare l'ERS. Dai, 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 dai. Non uso l'ERS, raga. Non uso l'ERS qui. Però vado largo, vado largo, vado largo. Qui vado largo, devo utilizzare se non lo perdo. Devo utilizzare l'ERS qui se non perdo il DRS, ragazzi. È inutile, non ce la faccio, attivo l'ERS qui. Forse l'ho perso lo stesso, Forse l'ho perso lo stesso il DRS, attenzione qui. DRS forse per un millesimo, non ce l'ho. Forse non ce l'ho per un millesimo, attenzione. Forse non ce l'ho per un millesimo, invece ce l'ho. Invece ce l'ho, invece ce l'ho, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma, non mi sento bene. Non mi sento bene, ragazzi, non mi sento bene. Ho DRS ma non ce la faccio più, ragazzi. Non ce la faccio più, sto per svenire. Piano qui, piano adesso, piano, 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 piano. Buono, buono, buono. Buono, cordolo sinistro, cordolo destro. Buono, buono, buono. Molto buono, molto buono questo, molto buono, più o meno, Più o meno, però almeno non ho perso, cavolo. Almeno non ho perso. Allora, vai, Leclerc, sei attaccato. Leclerc, sei attaccato praticamente, dai, fallo. Verde nel secondo settore per GM7. Verde nel secondo settore per GM7. Attenzione, 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 attenzione. Devo fare benissimo questo pezzo, ragazzi, per forza. Piano qui, stretto così, stretto così. Stretto così. Ok, occhio che non perde la macchina, devo stare attento. Sto facendo un gioco col piede incredibile, ragazzi, incredibile. Mamma mia, non ce la faccio più, ragazzi, sono tutto sudato, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ragazzi, qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti. Ok, ers qui, ers qui, ers qui, ers qui. Ma sei zitto! Allora, piano, piano, piano. Quarta, 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 quarta qui. Ok, prova a tenere l'ERS, ragazzi. Prova a tenere l'ERS in questa. Però, mamma mia, Verstappen in vola, ragazzi. Verstappen in vola, Verstappen in vola. Ho DRS, raga, ho il colpo, Che poi sarà tutto inutile perché poi dopo lui lo rifarà di nuovo. Ho largo qui, forse, no? Ok. Ho il colpo, ragazzi, ho il colpo. Ho il colpo e devo farlo. Poi non so come difendermi, ma poi ci pensiamo. Poi ci pensiamo, ragazzi, poi ci pensiamo. Ho il colpo, però, Ho il colpo. Ho il colpo. Prendo tutta la scia, prendo tutta la scia. Dentro, freno prima. Occhio Max, Max, Max. Sei pazzo Max, sei pazzo. Porca misera, sei pazzo. Dov'è? Dov'è Max? Dov'è Max? Dov'è Max? A DRS però, a DRS io non ce l'ho. A DRS io non ce l'ho, non ce la faccio, non posso farcela. Come faccio a fare il sorpasso, ragazzi? È impossibile. È impossibile fare il sorpasso. Ricarica Max, ricarica Max, ricarica Max. Largo qui. Largo qui, largo qui. Mamma mia, mamma mia, come faccio? Mi serve più ERS. O devo farlo nel secondo, però. Mamma mia, che curva. Non lo so, ragazzi, non lo so, Non lo so, non lo so. Ah! Piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Ho l'ERS, ragazzi, ho l'ERS, Ho l'ERS, ho l'ERS, ho l'ERS. Devo tenere però questo ritmo. Devo tenere questo ritmo senza ERS. Devo tenere questo ritmo senza ERS. Piano qui, Max, piano. Perché non rallenti un pochettino, Max? Per favore, ti supplico. La stavo perdendo. Ok, ho di nuovo il colpo, ragazzi. Però forse non devo farlo. Occhio a track limits. Forse non devo farlo qui, ragazzi. Devo farlo all'ultimo. Perché poi non posso difendermi. Non potrò difendermi, ragazzi. Non posso fare il colpo qui. Non posso fare il colpo qui, ragazzi. Devo farlo all'ultimo. Non posso fare il colpo qui. Perché poi al ventesimo giro mi passerà. Io non ho il controcolpo. Ricarico l'ERS, ragazzi, ricarico l'ERS. Alzo un po' il piede, non faccio il sorpasso. Alzo un po' il piede, giusto, leggermente, leggermente, leggermente. Ok, sinistro, tocco il cordolo Max, tocco il cordolo. Lo tocco anche io.
E vado così. Ancora DRS. Ma mia ragazza, tutto sudato, non so se si vede. Sei decimi, ragazzi. Ah, largo qui, largo. Però ho l'airstar al massimo, ragazzi. Zitto! Lo sto tenendo apposta, zitto! Piano. Terza. 5 decimi, piano, ragazzi. Oddio. Piano, ragazzi. Qui posso utilizzare anche un po' di airs per essere sicuro, eh. Però dovrei avere, se non faccio errori ce l'ho, eh. Un po' di airs, giusto uno spruzzo. Uno spruzzo, ragazzi, perché ce l'ho, però vado largo qui. Non posso fare questo errore all'ultimo giro. Destra, sinistra. Airs qui. Ho il colpo, ragazzi, verde nel primo settore. Piano, ho il colpo con l'ers al massimo. Non lo uso. Devo usarlo. Mi serve per difendermi dopo. Attenzione, non lo uso. L'ers al 50%. Devo usarlo, però ti metti, non riesco a mettermi davanti. Si mette davanti GM7. Non sbaglio la frenata. Sinistra. Destra. Attenzione. Max DRS. Scarico tutto l'ers. Tutto l'ers, raga. Che cosa ha fatto GM7? Tutti in piedi, ragazzi. Tutti in piedi sul divano. Con le crack che passa anche Alonso. Attenzione anche alla classifica costruttori. Che cosa ha fatto GM7? Capolavoro di un campione. Non avevamo il ritmo, ragazzi. Solo un campione poteva vincere questa gara. Solo un fenomeno. Solo un pilota superiore a tutti gli altri poteva vincere questa gara. Solo lui. Non ce la faccio più. Sono tutto sudato, ragazzi. Non ce la faccio più. Ho corso al limite, ragazzi. Non avrei mai pensato di farcela. GM7 vince. Con anche Leclerc sul podio, che nell'ultimo giro riesce a superare Alonso e si mette al terzo posto. Mamma mia, che cosa ha fatto, ragazzi? Che cosa ha fatto GM7? Vediamo Norris, perché ci servono qua 20 punti. Ci servono 20 punti per superare la Red Bull. Norris però ne ha fatti 6. Verstappen ne ha fatti 18, quindi 18 e 6 fa 24 e non ce la facciamo. No. 40, no. No, sì, no. Classifica? Noi siamo secondi. Classifica costruttori? 3 punti! No, che peccato. Che peccato. Bravi, che peccato, ragazzi. Tre punti. Porca miseria. Però siamo vice campioni del mondo, GM7. È vice campione del mondo. E il giro veloce. Abbiamo fatto il giro veloce all'ultimo giro. Incredibile. 1:25.3. Giro veloce all'ultimo giro. Mamma mia. Grande. Che gara, ragazzi. Una delle più belle della carriera. Giusto modo per chiudere questa stagione. Purtroppo la rivalità in campionato non l'abbiamo vinta con Max Verstappen, ma ci sta, ragazzi. Battere Max è veramente difficile. Ha fatto una gara pazzesca, Max, Pazzesca, ragazzi. L'unico che è riuscito a tenere quel ritmo. Con l'undercut siamo riusciti a dare 4 secondi ad Alonso, 4 secondi a Leclerc. Siamo usciti ruota a ruota con Max. Cioè, come ha fatto a tenere quel ritmo? Non è veramente allucinante, ragazzi. E come noi abbiamo fatto poi a mantenere il ritmo suo? Anche questo è da dire, ragazzi, eh. Contrattino, ragazzi. Dove la Red Bull? Eccola qua la Red Bull. No, tra l'altro non posso andare in queste qui, perché sono troppo forte per andare in Williams. Non posso neanche andare in McLaren, perché il dubbio era anche McLaren. Anche Aston, perché molti nei commenti mi hanno detto: Giuse, ma perché non vai nell'Aston, che è la macchina più forte? Guardate in alto a destra le prestazioni. E io ero indeciso, cioè in realtà non ero indeciso, avevo già scelto. Però l'Aston Martin poteva essere una bella macchina, Però non ci posso andare, non so per quale arcano motivo. Si è sbloccata la Red Bull e quindi, ragazzi, io vado in Red Bull. Non me lo faccio ripetere due volte, non me lo faccio chiedere due volte. Io spero di essere il compagno di squadra di Max. Lo spero veramente tanto. Consigliato loro dicono 89, vabbè, già che ci siamo, ragazzi, facciamo 90. Dai, già che ci siamo facciamo 90 e finiamo per una stagione. Va benissimo così. Siamo degli 87, mamma mia, siamo veramente forti. 87 è tanto,
Leclerc era tipo un 88, mi sembra, inizio carriera. Poi non so se anche gli altri piloti migliorano con il passare delle stagioni. Penso di sì, no? Però tanta roba, ragazzi. Tanta roba, cavolo. Tanta roba, sono contento. Video veramente bello. Quando viene fuori un video stupendo così, non vedo l'ora di caricarlo su YouTube. Concludiamo la stagione, ragazzi. Concludiamo la stagione e chiudiamo vedendo che cosa hanno fatto, cioè nel senso come si sono mossi gli altri piloti. Se Lando Norris magari è andato in Ferrari, sarebbe bello, no, vedere Norris e Leclerc insieme in Ferrari, una bella coppia. Bisogna vedere se il nostro compagno di squadra sarà Verstappen, oppure se magari Verstappen, che ne so, è andato dietro al rivale. Perché sono finito dietro? Ah, rivale a livello di overall, sono finito dietro Gasly. Vabbè, dai, fa niente. Statistiche: 10 vittorie, 7 pole position. Qualcuno nei commenti mi ha detto: Giuse, hai vinto 10 gare, non è possibile che non hai vinto il mondiale. Sono d'accordissimo. Abbiamo perso tanti punti, ma adesso non voglio dilungarmi troppo. Sappiamo già dove migliorare, perché nelle piste dove andiamo forte, andiamo forte e abbiamo vinto. Bisogna migliorare nelle piste dove non andiamo forte, tipo Baku con difficoltà 85. Io a Baku non posso vincere, ma un conto è arrivare tredicesimo come abbiamo fatto noi, tredicesimi siamo arrivati, un conto è arrivare quinti, no? E portare a casa quei punti, 5 punti di là, 8 punti di là, 7 punti di là, e alla fine arriviamo a quei punti che ci mancano. Trasferimenti piloti: Marcello passa la Red Bull al posto di Norris, Norris passa la Ferrari al posto di Marcello. Berman, sì, Oliver all'Alpine al posto di Gasly, e Vesti, grande Vesti alla Williams al posto di Sergeant. Sì, cavolo, sì. Peccato che non c'è Kimi Antonelli, sarebbe stato bellissimo, cavolo. Però io voglio vedere se ce la faccio un attimo le grafiche, no, il confronto, perché Verstappen è un 97. Poi c'è Leclerc 94, anche loro sono cresciuti, ragazzi, perché Leclerc non era 94. Poi c'è Gasly 88 che è rimasto senza macchina, incredibile. Ricciardo ancora senza macchina. Berman è un 74, è veramente debole, cavolo, eh. Anche Vesti è un 73. Però anche Sergeant era un 73. Quindi se abbiamo corso con Sergeant, ci poteva stare anche, cioè nel senso, se abbiamo giocato con Sergeant, ci può stare anche Berman, ecco. Ajar, signori. Bortoleto, non c'è Bortoleto, no. No, non ci sono tutti. Perché io ho startato la carriera quando il gioco era appena uscito e quindi non c'erano ancora tutti i piloti. Ma Kimi Antonelli dovrebbe essere, credo, con il gioco aggiornato. Non lo so, ragazzi. Comunque, la visa che shop seconda, va bene. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Questo video è già durato tanto, quindi io mi fermo qui. Ripartiamo da qui. Non domani alle 19, ma dopodomani alle 14:30. Qui da GM7 è tutto. Ci vediamo domani con la Red Bull. Bella!